Luciana Savignano, Incontrare una stella, e questo è il titolo dell'incontro svoltosi venerdì 25 novembre a Caltanissetta, nell'aula magna del Liceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII, in occasione della presentazione del libro Luciana Savignano, L'eleganza interiore, di Emanuele Burrafato, storico e critico di danza. Presente, oltre all'autore del libro, anche l'étoile Luciana Savignano. Dopo un'accoglienza danzante da parte degli studenti e la presentazione del libro, è stato anche previsto un momento di dibattito con i ragazzi della scuola sul mondo della danza e nel pomeriggio una masterclass. Abbiamo deciso di dare un taglio di alto profilo culturale al percorso liceale coreutico che è stato iniziato ormai da 3 anni. Quindi riceviamo molto volentieri la personalità così illustre dell'étoile Luciana Savignano insieme a Emanuele Burrafato, coreografo, artista e ballerino, che è anche studioso del fenomeno della danza. Presenterà il libro scritto da lui su Luciana Savignano, L'eleganza interiore, che viene presentato in Sicilia con tanto gioia da parte nostra, proprio qui a Caltanissetta. E così abbiniamo all'esperienza culturale anche quella artistica, perché nel pomeriggio l'étoile Luciana Savignano insieme a Burrafato terranno una masterclass per i nostri studenti che si sono iscritti. E, naturalmente la scuola accoglie l'étoile con un momento di alto valore artistico e sarà accolta sulle scale nell'atrio della scuola dai nostri studenti ballerini che si esibiranno in una coreografia che ha vinto il premio del MIUR sulla legalità l'anno scorso a Palermo, a Teatro Biondo, che riguarda la storia di Rita Atria, una coreografia della professoressa Finocchiaro. Ma tutto il liceo coreutico ha partecipato alla realizzazione di un video sulla storia dell'étoile e ai momenti organizzativi legati alla presentazione del libro. Ma io spero di aver detto delle cose utili per loro, spero di aver fatto capire che la danza non è fatta solo di passi, ma quello che c'è tra un passo e l'altro, nel senso che la tecnica è importante, ma è il modo come si porge, come si fa. E questo può servire sia nella danza che nella vita.